il sindaco di Sant'Orso. In piedi perché vogliamo essere veloci e non sottrarre tempo ai contenuti. Un saluto, un benvenuto e un grazie per questa presenza numerosa, importante, che ci ha gratificato e che ci ha confermato di aver fatto una scelta giusta nell'investire in questa direzione anche con questo appuntamento. Non entriamo nel merito dei contenuti, almeno io non so, Piero, non ci siamo messi d'accordo, andiamo molto così a braccio, però volevo fare delle sottolineature rapidissime. Il titolo delle nostre iniziative è Territorio, cambiamenti climatici e alluvioni, verso un progetto territoriale di sicurezza idraulica e valorizzazione dell'acqua. Ecco, già nel titolo appare evidente il richiamo a questo approccio di rete, che mette insieme soggetti diversi con rispettivi saperi, rispettive competenze. Oltre ai due comuni che ho già citato, Veneto Agricoltura, il centro idrico di Novoledo, il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, la Coldiretti di Vicenza, il centro italiano di riqualificazione fluviale, il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova, che si tradurranno poi in altrettanti nomi, cognomi che vi presenterà Mezzalira, che è conduttore dell'incontro, hanno condiviso con noi nei mesi scorsi un tavolo di approfondimento, di elaborazione, un workshop, e questa è una tappa di questo percorso. Ecco, le premesse ci sono state fin dall'inizio, questo tentativo di lavorare a più teste, con contributi plurali. Abbiamo un progetto ambizioso, che è quello di partecipare ad una call del programma della Commissione Europea LIFE. Abbiamo l'obiettivo di rientrare tra i destinatari dei progetti finanziati e abbiamo soprattutto poi l'obiettivo di realizzare questo intervento. È un progetto ambizioso perché sappiamo benissimo che quando parliamo di LIFE parliamo di cose complesse che la comunità europea filtra con molta attenzione, che destina anche a pochi soggetti, proprio con una selezione rigorosa. Ci mettiamo l'entusiasmo, la passione, la serietà e poi vediamo come va a finire. Siamo decisamente fiduciosi. Vorremmo tentare di intervenire poi con la realizzazione di questo progetto in modo concreto, in modo innovativo, su queste tematiche delicate come i cambiamenti climatici, l'urbanizzazione, l'impermeabilizzazione dei territori, l'abbandono delle aree montane. Più di qualcuno ha detto: ma cosa c'entra un comune piccolo come Sant'Orso, come Orano, con queste iniziative così trasversali che riguardano la mondialità? Ecco, noi pensiamo che intervenire sul trattenimento delle acque pluviali nei territori di montagna e di collina vuol dire anche salvaguardare di conseguenza le aree di pianura da fenomeni alluvionali. Questo per noi è un modo intelligente e lungimirante per evitare situazioni che si sono già venute a creare negli ultimi anni con frane, con smottamenti e soprattutto con alluvioni. Il Vicentino ne è stato protagonista, purtroppo in negativo. E ecco, ci siamo convinti che anche attraverso queste iniziative un po' diverse, micro potremmo dire, fatte senza, sto pensando a investimenti alternativi, bacini di grandi dimensioni su cui si sta giustamente anche investendo adesso, questo è un altro tipo di risposta che vi verrà illustrata oggi. Concludo questo mio saluto e do la parola alla Piera. Convinto appunto che comuni di piccole dimensioni possano e debbano essere protagonisti di questi percorsi. Vale per ognuno di noi come cittadini, vale per gli enti, vale per le associazioni, ma vale per le amministrazioni comunali. Una mobilitazione collettiva dove avere tutti un ruolo attivo. Ecco, questa di oggi è sicuramente un'occasione di studio, di approfondimento, speriamo che sia una tappa efficace per raggiungere quel traguardo che citavo prima.